Oggi è lunedì 5 agosto 2013. Partiamo dall'Ariete. Qualche difficoltà in ufficio non riuscirà a rovinarvi il buon umore più del dovuto. Siete abbastanza intelligenti da capire in che modo muovervi. Toro, non avete tempo da perdere, perciò attivatevi finché un vostro progetto di lavoro possa avere un buon esito. Altrimenti c'è il rischio che andiate in vacanza col pensiero fisso in ufficio. Gemelli, il clima vacanziero inizia a farsi sentire e la vostra testa vaga altrove, fermandosi raramente sui reali problemi di lavoro che dovete affrontare. Cancro, avete alcune considerazioni da dover fare prima che la giornata professionale di oggi finisca. La prima delle quali potrebbe essere: cosa voglio esattamente raggiungere? Leone, le discussioni di lavoro non riusciranno a togliervi il buon umore. Siete in un momento favorevole, anche se queste discussioni potrebbero comunque generare in voi un leggero stato di ansia. Vergine, la situazione sentimentale rischia di degenerare. Forse sarebbe meglio evitare certi discorsi e tornare a cercare la buona armonia di un tempo. Bilancia, cercate di leggere tra le righe ciò che la vostra dolce metà sta cercando di dirvi da tempo. Purtroppo voi siete troppo concentrati su voi stessi e così a volte vi perdete il senso del dettaglio. Scorpione, non perdete tempo dietro a qualche elucubrazione mentale che potrebbe solo finire col darvi grandi problemi. Sagittario, le difficoltà sul fronte professionale stanno quasi per giungere al termine. Abbiate ancora un po' di pazienza e non permettete a nessuno di interferire nelle vostre questioni, a meno che non lo chiediate voi. Capricorno, qualche momento di rabbia sul lavoro potrebbe essere facilmente compensato con delle belle soddisfazioni in campo privato. Chi ha iniziato da poco un amore ha un buon motivo per sentirsi felice. Acquario, un po' di nervosismo serpeggiante in ufficio non passerà indenne sopra di voi. Cercate solo di non prendervela con chi non c'entra nulla, come potreste tendere a fare. Pesci, qualcuno di voi potrebbe far fatica a trovare un punto d'incontro con un superiore che, a tratti, sembra pretendere l'impossibile. La furbizia sarà nel farselo alleato più che nemico. E anche per oggi abbiamo concluso con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Vi aspetto domani alla stessa ora.